La crisi a centrocampo della Juve porta Allegri a provare nuove soluzioni. E la soluzione per Allegri è portare in prima squadra il nuovo Pogba per metterlo in campo proprio contro il Milan. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo. È gratis. Se questi video ti piacciono e apprezzi il mio impegno, puoi offrirmi un caffè premendo sul tasto «Grazie» in basso a destra sotto al video. In una mossa, Massimiliano Allegri ha deciso di schierare Joseph Nongeboende, la stella nascente della Juventus, nel derby d'Italia di oggi contro il Milan. Allegri presenta Nonge come il nuovo Pogba, così riferiscono gli addetti ai lavori, enfatizzando così le grandi aspettative che ripone nel giovane talento. Sappiamo quanto Allegri sia restio a queste scelte, ma oggi sembra voler. Nato nel 2005, Nonge, fin dal suo trasferimento a Torino nel 2021 proveniente dall'Anderlecht per una cifra di 200.000 euro, ha suscitato ammirazione per la sua forza fisica e abilità tecnica. Ma la mossa di Allegri oggi è la vera testimonianza della fiducia che ripone in lui, dandogli la chance di scendere in campo contro il Milan. Il confronto con Pogba non è stato fatto a caso. Nonge, proprio come l'idolo francese, ha la capacità di dominare il centrocampo con una presenza dominante e una tecnica di livello superiore. Sebbene alcuni, come Montero, abbiano già visto in lui tracce dell'iconico Edgar Davids, oggi, sotto il bagliore dei riflettori e l'adrenalina della partita contro il Milan, la visione di Allegri di Nonge come successore di Pogba diventa inequivocabile. Speriamo che Allegri non cambi idea all'ultimo. Sappiamo come lui si affida sempre agli stessi giocatori, anche fuori ruolo. Ad ora le notizie portano a questa soluzione e, come sappiamo, a volte di necessità si fanno virtù.